continuiamo la serie delle ricette post palestra. Lo vedete? Sono rimasto così con la magliettina. Che cosa facciamo? Una bella pasta proteica, gagliarda, forte, tosta, con fusilli fatti con farina di ceci, basilico, sedano, cipollotto, aglio, peperoncino, pomodoro, datterino, e bottarga di tonno rosso mediterraneo, olio extravergine. Siete pronti? Io sì. Allora, prima cosa in assoluto, incominciamo a pelare il sedano. Quindi le coste, quelle più esterne, le peliamo. Quindi ci avremo anche tutte le fibre, quindi avremo la pasta a basso contenuto glicemico e ricca di proteine. Cioè, capito che stavo a scherzare, ragazzi? Ma non è adatta solamente a chi va in palestra, pure quelli che lavorano, quelli che studiano, per tutti quelli che vogliono sta bene. Però deve essere appetitoso, perché a noi ci piace la roba buona. Lo taglio così, lo sovrappongo. Poi tagliamo a dadini. Eccolo qua. Andiamo con due spicchi d'aglio. Poi cipollotto togliato sottile sottile sottile. Qua olio. Quindi partiremo proprio da freddo. Olio, quello buono siciliano, stavo col tonno rosso del Mediterraneo, cioè l'olio dei siciliani, dobbiamo fare la cucina del territorio. Poi basilico, eccolo qua, le foglioline ce le teniamo. Poi piano 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 lo facciamo partire, così lo facciamo ben aromatizzare tutto. Quindi l'aglio, abbiamo messo tutto insieme, non abbiamo fatto rosolare prima l'aglio, abbiamo messo tutto quanto insieme, così si insaporisce tutto quanto insieme, perché non dobbiamo soffriggere, dobbiamo fare cose, diciamo, quelle che ci fanno star bene. Oggi è il giorno di lavoro, non si deve sgarrare, noi il sabato domenica sgarriamo. Oggi nemmeno Mario ci sta, Mario sta all'asilo nido, quindi con Camera Woman facciamo qualcosa di piccante, mettiamo il peperoncino, eccolo qua pure, coccoliamolo. Facciamo appassire un po' tutte le verdure, guardate che sono belle. Cioè, questa già ti dà la sensazione di buono, di fresco, di pulito. Un po' di sale per l'acqua della pasta. Oggi ho fatto il petto e i bicipiti. Oggi alla grande. Allora, ci siamo. L'aglio lo lascio intero qui, poi si leva alla fine. Pomodoro cotto, cotto fa ancora meglio. Sviluppa il licopene. Quindi un forte antiossidante, ragazzi. Con un po' d'acqua qua dentro, faccio la scarpetta dentro al barattolo, così. Non sprechiamo niente. Questi sono datterini pelati, buonissimi, petti. Adesso incomincio a togliere le cose che non mi servono più. L'aglio, il basilico, poi lo mettiamo quello fresco in foglie, qua. E adesso buttiamo la pasta di ceci, fusilli di ceci. È la prima volta, che provo questo prodotto. È un prodotto di Terra Vecchia, sono siciliani, là i ceci ce l'hanno, c'hanno una qualità buonissima, si chiama Pascià. Allora, qui la cosa bella, io non sono vegetariano, non sono vegano, però che qui ci sono 22 grammi di proteine. Lo sapete dentro al tonno, quello in scatoletta, quanto ce n'è di proteina? 18 grammi, queste sono vegetali di proteine, però, oh, interessante, Guardate qua sto sughetto. Allora, il sale non ce l'ho messo, ma ce lo mettiamo? Io direi di no, e adesso vi dico anche perché. Basilico fresco, mescoliamo, hanno 6-8 minuti di cottura, noi facciamo a 5 alla nostra maniera e poi li mettiamo qua dentro. Perché non ho messo il sale? Perché io poi c'ho questa. C'ho una bottarga di tonno rosso che me l'ha data il mio amico Franco e mi ha detto: ma mi fai qualche ricetta con questa bottarga che la usano in pochi. Invece è fantastica questa. Guardate che bestia che è. Allora, questa ha una forte, diciamo, è molto predominante il suo gusto, la sua sapidità. È straordinaria. Buonissimo. Ah, ma Camera Woman, ma vuoi sempre mangiare? Mannaggia miseria, qua. C'ho... Allora, perfetta, non è salatissima,
è perfetta. Le taglio qualche, un pochino così, guardate, sottile sottile, con bel coltello che taglia bene, guardate che bella, questa è straordinaria. Poi l'abbinamento col basilico, il pomodoro e il sedano è perfetto per questa bottarga. Franco, ottimo prodotto, questa qua della Bottega del Mare, eccezionale. Allora, vediamo un po' la cottura. Sono passati intorno a 4 minuti. Vedete? C'è ancora un po' di anima dentro. Però non mi interessa. La voglio mettere dentro la salsa, la voglio cuocere dentro la salsa. Vado così. Qui sono 250 grammi, però mangiamo soltanto questo. Vabbè. Quindi ci abbiamo l'antiossidante del pomodoro, le proteine dei ceci, abbiamo questa meraviglia di bottarga, ma che volete più? Abbiamo le fibre del sedano, poi un po' di omega 3 ci sarà nella bottarga. Allora facciamo così, incominciamo a far, diciamo, insaporire questa pasta. Lo sentite il rumore? Il rumore è quello che dice, oh, e stammi qua, guarda, dammi un po' di acqua, e io te la do, eccola qua. Senti, perché tipo che si attacca. Allora facciamo così, mettiamo un po' di acqua. Mamma mia. Poi adesso facciamo un po' anche incorporare la sapidità della bottarga, questo gusto di mare dentro, no? Il rumore è quello giusto, eh? Poi oggi nemmeno sto sporca tanto, eh? Adesso basta, spengo tutto e serviamo. Eccolo qua. Basilico a go go, così, guardate. Poi bottarga, che meraviglia. Poi peperoncino, un po', giusto per colorare sempre. Ecco qui, perfetto. Poi gli antiossidanti qua ci vogliono, eh? E olio. Adesso mo assaggio io. C'ho una fame, ragazzi, non potete capire. Una bontà buonissima, ragazzi, saporita il giusto, fantastica questa bottarga, perché non è tanto salata, è giustissima. Basilico, il sedano, la pasta pure è buona, buonissima. Allora, quindi, ragazzi, pasta post allenamento fantastica, completa, piatto unico, mi raccomando, o palestra o senza palestra, bisogna cominciare a mangiare bene. Un bacio e un abbraccio. Buona da morire. Se appena uscite dalla palestra avete fatto i pesetti, e allora guardate, dovete fare questo piatto unico: fusilli di ceci con pomodoro, bottarga di tonno rosso e sedano. Una bontà, ragazzi, provatela.